Frank Zappa da una parte e Captain Beefheart dall'altro sono come un po' i papà del cosiddetto rock strambo. Però se sul primo sono sempre esistiti un sacco di volumi per approfondirne le qualità, il secondo non ha mai avuto altrettanta fortuna nel nostro territorio. In questo video vi parlerò del libro che ha cambiato le cose. Le opinioni su Captain Beefheart per me si dividono spesso in tre settori. Chi lo ama, chi considera la sua roba un frastuono casuale pessimo e chi finge di ascoltare Trout Mask Replica per evitare che qualcuno gli dica che non capisce un cazzo di musica. So che esistono anche correnti intermedie, me ne rendo conto, ma ho come l'impressione che il sunto della situazione finisca essere spesso questo. E se abbiamo la situazione di un pubblico così diviso in pochi settori, lo dobbiamo anche a come spesso la stampa ha parlato di questo personaggio. Lui stesso si lamentava del fatto che i giornalisti lo definissero genio, però senza invogliare granché gli ascoltatori a mettere il classico vinile sopra il piatto. Anzi, con il loro atteggiamento, con i loro paroloni, finivano proprio per intimidire i lettori. Insomma, c'era più bisogno di persone che riuscissero a togliere quel timore reverenziale che spesso circonda i suoi dischi. Senza un minimo contesto, iniziare ad ascoltare Captain Beefheart è come spingere una persona in piscina sperando che impari a nuotare attraverso il trauma. Invece, per evitare che affoghi, è preferibile dargli dei consigli. Ad esempio dire che Clear Spot è probabilmente il suo lavoro più accessibile se si è curiosi di sentirlo. O chi già ama Tom Waits troverà pane per i suoi denti verso metà di Lick My Decals Off Baby. Quest'ultimo esempio è dato proprio nel volume di Francesco Annunziata, che parla delle gesta di Capitano Cuor di Manzo non solo dal punto di vista discografico, ma anche contestualizzando la sua vita e il grosso impatto che ha avuto nella musica degli ultimi 50 anni oramai. Abbiamo aperto il video con una similitudine, parlando del suo amato e odiato Frank Zappa, che sono due menti interessanti ma anche molto diverse fra loro. Nel primo caso abbiamo Frank che era scrupoloso, finiva per scrivere le partiture musicali per ogni singolo elemento per la sua band, pianificava molto album, tour, al punto da lasciare una serie interminabile di dischi in eredità alla sua famiglia. Mentre invece Beefheart non aveva la minima nozione di teoria, capiva poco di etichette musicali, di contratti, si vede. Ma soprattutto è un artista disorganizzato al punto che si sabotava in continuazione. Uno dei punti di forza del libro è il confronto che c'è fra i due talenti. Descrive bene l'adolescenza che passarono insieme, che è un po' alla stregua di due amanti, perché finirono per prendersi e lasciarsi infinite volte per motivi ben specifici e andando anche in tour assieme nel periodo di Bongo Fury. Tra le pagine potrete sorridere pensando a Beefheart con la sua Magic Band che litigano con un tassista romano durante il periodo della sua unica data in Italia, o di quanto lui avesse un sistema del tutto particolare per farsi capire dai suoi musicisti, tipo suonami un accordo che sa di fragola, e quello diceva in che senso, e piano piano invece imparano a capire questo suo registro tutto particolare di spiegazioni e di metafore. A proposito di questo, la lettura che ho poi fra le mani si fa interessante per scrollarsi d'addosso qualche falso mito sulla sua musica. Molti tra estimatori e perplessi pensano che Trout Mask Replica sia una roba del tutto improvvisata o comunque scritta in qualche ora. Niente di più falso. È un disco che richiese mesi e mesi di prova e che rese praticamente pazza l'intera band in uno stato di alienazione che ha poi permesso a noi di ottenere il risultato estraniante che conosciamo oggi. Un altro punto a favore di questo volume è la maniera in cui fa chiarezza su una discografia disorganizzata del Capitano.
tra dischi mai usciti, bootleg che valgono più di alcune cose che poi andavano nei negozi, proprio a causa di uno staff non sempre perfetto. Spesso parliamo di artisti rimasti più di nicchia perché non hanno accettato il compromesso. Per lui questa storia non vale, perché un paio di brutti dischi li ha fatti davvero e li ha fatti sperando che il pubblico si accorgesse di lui. Questo sacrificio però non gli ha mai concesso fama o successo, al punto che a una certa si stufò della musica e iniziò a vivere le ultime decadi da eremita. Proprio mentre Bifat si arrendeva nel campo musicale, un numero incredibile di band New Wave è poi finita a tributargli la sua influenza. E questo passaggio fra le pagine è ben sottolineato, così come anche il rimpianto di non averlo più visto capitalizzare tutti gli sforzi che aveva fatto. In questa lettura ho trovato poche cose che non mi piacciono, forse boh, la copertina, ma immagino sia difficile trovare immagini e diritti per materiale di circa 40 anni fa. E qualche descrizione magari un po' troppo approfondita di qualche canzone, ma credo che in un lavoro di ricerca sia meglio dare di più che dare di meno. Fatemi sapere se avete letto o leggete questo bel mattoncino di Arcane Edizioni da più o meno 400 pagine. Come al solito, se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi, attivate la campanella, tutte quelle cose che si fanno in questi casi, altrimenti fa niente, ci si becca la prossima volta. Ciao ciao!